cielo. Morta. Morta, così mi se ne andava fuori. E chi era? E chi lo sa? Una donna? Come chi era? Una donna, no? Era una donna. Una donna che avevo dimenticato, una cosa di tanti anni or sono, che, e poi... Miserie umane. E lei? Chi? Tua figlia, come aveva saputo? Che cosa? Chiarì qui il padre. Ah, l'aveva detto alla madre. Se era morta. Quello che l'aveva detto prima di morire, diamine, no? L'avevo detto. E tu che hai fatto? Io che l'ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa? Bevi. Mettiti nei miei panni. Tu? Cosa avresti fatto? Già. E dov'è, in collegio? No, non è mica una bambina, vero? Una fanciulla, hai detto? Ah, beh, sai, per i genitori i figli sono sempre piccoli, capisci? Oh, è una grandina, è cresciuta, Cosa fa? Niente. Cosa vuoi? Non ha avuto un'educazione, non è stata ben allevata. Ma tu la vedi? La vedo, non la vedo. Tu suo padre! Ma sì, io suo padre, va bene, che ti devo dire, caro? Fa una vita che non mi piace, capisci? Io non la posso mantenere, capirai, no? E allora, così, fa una vita che non mi piace. Ho fatto dei sacrifici, sai? Che sacrifici ho fatto? Ho fatto dei grandi sacrifici, io... Non basta, non basta. Dovevi venire da me. Ora bisogna riparare. Se tu mi potessi dare 2.000 lire... Voglio vederla. Chi? Tua figlia. Non è possibile. Come non è possibile? Dove la pesco? A quest'ora. Dove la pesco? A quest'ora. A quest'ora non so dove trovarla, capisci? Non dico ora, domani. Domani... Domani... Una figlia tu. Sì. Una figlia. Ed è per lei. È per lei, capisci, che io ti chiedo. Non è una grossa somma. 2.000 lire. Domani, prima voglio vederla. Una figlia tu. Certo ora mi appari sotto una diversa luce. Ma quale follia seguitare questa tua vita sregolata! Dai, ognuno vive come può. Basta, domani vedremo. Se sarà il caso provvederò tutto io. Come vedi, non sono un senza cuore. A domani, qui, a quest'ora, addio. Sei commosso. Anche troppo. E gliela dà? Non so se me ne darà. Ma ho paura che finirò col pigliarne. Figurati che gli ho inventato di avere una figlia. Magnifica! Magnifica un corno. Che lo vuol vederla? Accidenti. Già, come faccio a fargliela vedere? Io non ne ho. Già, non ne ha. Oh. Tu, mi ci tieni un pezzo? Agenere! Sono cavallo! Marta! Martina mia bella, senti, caruccia! Mia, tu vuoi fare il fiore del fango, vuoi fare la canzone nuova del signore, poi una scenetta nuova tutta per te. Ma sei tre ore che te lo dico. Brava, allora tu devi essere mia figlia. Sì, guarda, per squillare quattrini è mio fratello, gli ho inventato di avere una figlia, lui la vuol vedere, buonanotte, sei tu. Ma io? Come? Che c'è? Tu si commuove, mi tira fuori i soldi, non siamo a posto. Sì, ma sai, no, ma... Sei. Ti piacciono le volpi azzurre, una volpettina azzurra? Sì, ti piace? Mm. Ecco, allora te ne regalo una, perché tu mi assecondi e poi... C'è da guadagnare anche per te, sai? Senti, io per me faccio anche tua madre. Ma mi dici cosa gli racconto? Cosa gli racconti? Niente, era un'infanzia sventurata, sola al mondo, cose così. Momento, vada bene che, gli ho detto, tua madre è morta. Pure mamma, facciamo le corna. Sì, momento. Ricordati che prima di morire... Ti ha chiamato, ti ha rivelato la verità. E allora tu sei corsa da me in una notte
tenebrosa di carnevale e piangendo mi hai buttato le braccia al collo gridando padre mio. Va bene. E quanti anni devo avere? 20, dai, facciamo 20, che va bene. E che mestiere faccio? Questa è una cosa un po' delicata. Per non ingogliarla a vederti, io gli ho detto che tu non eri degno di noi. Ma la figura ci faccio io. Mi raccomando piuttosto un piantino, che due lacrimuccettine ci stanno bene, eh? Così? Bravo, Benone, commosso, Benone. Oh, signore, mi permetto di chiamarla, zio. Dai, serio, faccio per provare. Oh, signore, mi permette di chiamarla, zio. Ma sì che glielo permetto, sventurata giovinetta. Il babbo mi ha tanto parlato di lei, è tanto buono il mio babbo. Oh, cielo, mi sembra di vivere in un bel sogno. Babbo mio! No, ma che babbo mio? Ma no, ti hai mai sentito dire babbo mio? Ma no, non è naturale. Non. Paparino! Poi, Paparino! Brava, ben trovata! Paparino, questa è un'idea! Brava, Paparino! Brava! E allora, niente da fare, sai? Non importa! Ho trovato di meglio! Ciao, maestro! Ciao, benvenuta! La canzone Il fiore del fango lo canto io! L'avrei giurato! Sì, sì. E sei un uomo! Venga, io non posso rifiutare più niente! Bravo! Un po'. E sei anni? Ma niente! Sono capitato male, forse non era il momento adatto. Figuratevi che il Segliani ha piantato la Titti prima. Bene, così la canzone la canto io, sei un angelo. Hai udito? Un uomo che ha una figlia. Un momento. Lascia che ti spieghi, no? Ecco qua. Mia figlia. Ma cos'è? Ah! Marta, cara, avanzati Marta, avanzati. Eccolo qua, lo vedi, eccolo qui. Questo vedi, è lo zio Giuseppe, eccolo qui, è lui. Oh, signore. Poverina, è commossa, capisci, è commossa. Tuttavia io non capisco. E quello chi è? È lui. Come? Ma non capisci? Ma lui è il suo fidanzato! Sì, se ha delle intenzioni serie, se è un bravo giovine, la cosa non mi dispiacerebbe. Povera piccola. È una bella fanciulla. E come ti somiglia? È vero che... come mi somiglio? Fatti vedere, carina. Oh, signore, mi permette di chiamarla zio? Ma certo, cara, certo. Il babbo mi ha tanto parlato di lei che mi sembra quasi di volerle bene. Cara. Mandami il cameriere. Subito. Agenore! Signore! Agenore, ti prego, lasciaci, guarda. Noi dobbiamo espanderci adesso. E lei? Io, sì, scusi. Ha ragione, io non voglio disturbare. No. Lei può rimanere. Dopo quello che mi ha detto Stefano, lei è quasi di famiglia. No, guardi, lei è troppo piuttosto buona. Mi stringa la mano. E veda di farla felice. Ma io veramente non... Ma lui l'adora! È vero che l'adoro? Sì, io l'adoro. E quindi non vedo perché dovrebbe dispiacermi il vostro fidanzamento? Sì. Su, cara. L'emozione, poverina. Vieni, nipotina mia. Ho bisogno di sapere tante cose. Tua madre... Morta e morì in una notte di carnevale. Povera bimba. E la tua vita... Oh, non mi faccia dire. Che cosa potevo fare... La mia infanzia è sbocciata nel fango. La mia giovinezza si trascina così. Pallido fiore della strada. Senza un sorriso.
sorriso di madre. Di padre. Di padre. Sento la carezza di un focolare. Sventurata fanciulla. Ma questo è l'operetto. Sì, sì, a me non le serve qualche cosa, vai. Ma tutto ciò presto finirà. Ci penso io. Tuo zio. Tuo padre. Conduce una vita che non mi piace. Ma è tanto buono il mio paparino e mi vuol tanto bene, è vero paparino? Cara. Cara. Coro, coro. Cara. Non mi dispiace mica fare il padre, sai? No? Sì, ma tutte queste espansioni d'affetto non bastano. Caro Stefano, hai fatto bene a non nascondermi niente. Ora so qual è il mio dovere. Ecco i quattrini. I miei mezzi, che una vita economica ed operosa mi permettono di chiamare larghi, i miei mezzi fortunatamente me lo consentono. Da ora in poi vivrete in casa mia. Dove tu troverai un focolare e dove troverai una zia che sarà per te una seconda madre. Ma questo non è possibile. Voglio così. Ti troverò un impiego e faremo tutta una famiglia. Ma io sono abituata alla mia libertà. Ma insomma, devo ammettere che siete entrambi così attaccati alla vostra vita malsana da non permettere la possibilità di una redenzione. Che redenzione, figlio? Ma lei non dice niente. Sì, io sa. Ma io non vorrei ostacolare la carriera di Marta. La carriera? Ma insomma, non ammetto discussione. Se suo padre e il suo fidanzato non sanno pensare al bene di questa creatura, è mio dovere pensarci. Ti ordino di seguirmi. Zitto, per carità, non mi rovinare. Oh, che tampona. Dunque? È tanto contenta. È vero che sei tanto contenta? Ah, sì. Allora andiamo. Farò preparare una camera anche per te. Arrivederla, giovanotto. È sottinteso che lei potrà venire a trovare la sua fidanzata quando vorrà. No, vero? No, bando ai complimenti. Andiamo. Ma quasi lei è troppo gentile, signore. Io... Ma mi dici cosa ti è saltato in mente? Poi, io ho moglie da 5 anni. Impressioni di allarmi. Avi pazienza. Io non ho figli da quando sono nato. Siamo pari, no? Più alte le mani, caro. Con piacere, caro. E questo è tuo nonno? Che barba. Le dico che bella barba, è un bell'uomo. Un galantuomo nel vero senso della parola, pace all'anima sua. Che sempre sia benedetto. Su le mani, caro. Sì, caro, sì. E questo chi è? È il tuo prozio, il professore Evaristo Marchi, una grande mente e un animo nobile. Povero zio Evaristo. Pace all'anima sua. E questa è la tua prozia, Teresina, la sorella di tuo nonno. Che Dio l'abbia in gloria. Sulle e questo, mani, caro. Questo a cavallo è... Scusa, Giuseppe, caro. Io credo che Marta non si diverte eccessivamente, no? Divertirsi? No, vero? No, non si tratta di divertimento. Io pensavo che le facesse piacere conoscere tutti i cari parenti. Ma sono tutti morti? Sì, ma è doveroso conoscerne le care sembianze. Questo in velocipede è... Pace all'anima sua. Zio Giuseppe, per la verità mi sento un po' stanchina. E va bene. Sulle mani, paparino. Cosa fai, zia, con quella lana? Faccio dei golfini per i miei piccoli rachitici. La zia è patronessa dell'Opir, opera pro infanzia rachitica. Segretaria dell'antiscrofolosa. E presidentessa dell'ospizio dei piccoli sordomuti. E non si stanchi, zia. Certo che mi danno un po' da fare,
Ma cosa vuoi? Fra i miei piccoli scrofolosi e i miei piccoli sordomuti, il tempo mi vola. Oggi, cara, per distrarti un po', perché non vai con la zia tra i suoi piccoli scrofolosi? Grazie, zio, ma credo che mi verrà un po' di mal di testa. No, ma non vedi com'è buono lo zio Giuseppe? Cara, non trascura nulla per farti divertire, proprio. Un po' più alte le mani, caro. Sì, eccolo qua. Sono contenta di fare tutta una famiglia. Si sta più allegri, no? Allegroni! Allegroni, cara, allegroni proprio. Ma io pensavo che ti facesse piacere non fosse che per far conoscere il tuo orologio nuovo. Quell'orologio non ne ho. Ho notato che eri solita ritardare ai pasti. Quando te ne rimproverai, mi dicesti che non avevi l'orologio. Lo zio Giuseppe non intende a vuoto. Eccoti una bella catenina con il suo orologino, così non tarderai più. Ma è troppo! Di brillanti e zaffiri, quanto sei buono, sì! No, vero no, è tua zia che l'ha scelto. Grazie, Tieto. Posso vedere anch'io questa meraviglia? Guarda, paparino. Ah, è magnifico, eh? Non ti potrai lamentare, eh? Ne hai avuti dei regali in questi 3 giorni, almeno no? Quelli. Già, vabbè, e io niente, eh? Arrangio? Sì. Sta a vedere. Ah, bello. Bello. Molto bello. Abbiamo desiderato tanto una figliuola che ora ci pare... Ehi, panorama tazza! Cosa c'è? Niente, ti prego, niente. Tu piangi? Bene, sì, piango. Capirai, quel regalo. Ma come un regalo fatto a tua figlia? Ecco, appunto, io suo padre non gliene faccio, non gliene posso fare. Cosa penserà di me la mia creatura? Finora essa è vissuta in povertà, no? Adesso voi altri con la vostra ricchezza rischiate di uccidere quella tenerezza che... Ma no, via, che idea! Sì, lo sai come sono i giovani, loro si affezionano subito a chi dà, a chi dà loro, a chi... Ebbene. Se almeno potessi anch'io, capisci? Aspetta. Giuseppe, devo dirti una cosa. Tu hai avuto, cara, in questi giorni una pelliccia, una spilla con ametista e questo affarettino qua, no? Oh, brava, io non sono riuscito che a pagare la mia povetta cambiale e ad avere 200 lire di guadagno. Le altre 200? Già, le altre 200. Tu che di che vita mi viene gratis qui a far la parte di fidanzato? 30 lire visita voluto, peggio di un dottore, eh? Stefano, vieni qui. Vieni qua. Eccoti 200 lire. Ah. Ma bada che Giuseppe teme che le voglia tenere per te, stai con me. Oh, no. Quanto sei cara, cognatina bella. Grazie, cara, grazie. Marta! Mia cara Marta, figliuola mia. Ecco qua. Il tuo paparino non vuole essere da meno dello zio Giuseppe. Eccoti 200 lire. Comprati quello che tu desideri. Grazie. Scusino, c'è il signor Signore. Fate passare. Ecco che ricominciano con la storia dei baci. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come mai ieri non l'abbiamo vista? Ah, ieri ero... Avevo da fare. E neanche un colpo di telefono, neanche un rigo a questa fanciulla? No, non ci ho pensato. No, vero? No. Lungi da me l'idea di rimproverarla, ma certi riguardi verso la propria futura sposa mi Giuseppe sembrano... Giuseppe ha ragione, come sempre. Questa bimba ieri era nervosa. Colpa sua, maestro. Oh, mi dispiace, cara. Oh, via, adesso non tenerli il broncio. Ma no, zia, tutt'altro. È che sono stata
sempre giovane anch'io. Non è così che si saluta un fidanzato. Appunto. Su, via da brava, fagli un po' d'accoglienza, su. Ciao, come stai? Ciao. Piccolo rancuniere. Giuseppe, tu permetti, vero? Su, da bravi, datemi un bacio. No, zia, non importa. Non sono certo io che amo fomentare simili forme eccessive di affetto, ma tra promessi. Ma se non se la vogliono dare? Tu sei il solito cinico e certe delicatezze non le puoi capire. Orsù, datemi un bacio. Orsù, datevelo via. Oh, così, da bravi. Sei contenta di avere qui il tuo sposino? Come no? Mio caro futuro nipote, devo dirle qualcosa. Sì, sì, tu. Vi dirà per le pubblicazioni. Oh, che bella idea. Giuseppe ha deciso che in aprile vi sposerete. Ma non è un po' troppo presto, zia? Non sarebbe meglio che ci conoscessimo prima? No, 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 no. È meglio diffidare dei fidanzamenti troppo lunghi. Marta. No. Marta. No. Marta. Arrivederci, tortorelle. Tu resti? No, caro, devo andare di là a preparare una adunanza per il comitato pro infanzia abbandonata. Buon lavoro, sa. E voi fate i bravi, eh? Io non ne posso più, non ne posso più. Se rimango ancora un po' in questa casa divento idrofoba! Ma se credi che mi diverte io? Si potrebbe divertire qui dentro? Questa non è una casa, è la fabbrica della barba! Ecco, da principio poteva anche andare, ma adesso non ne posso più! Non ne posso proprio più! Stai zitta un momento, stai tranquilla, perbacco! Oh, te l'ho detto, è questione di aspettare qualche giorno! Oh! Domani, Giuseppe, ci fissa un assegno mensile per te e per me. Due giorni dopo io ti faccio ordinare un lungo viaggio dal medico, io ti accompagno e ti si è visto, no? E fine conti, oh bambina, dico che cosa ci rimetti tu? Probabilmente domani con il vecchio puritano ti fa un altro regalo. E poi tu rischi di beccarti qualche centinaio di lire al mese per tutto il resto della tua vita, già che io sono disposto a cederti il 20% di quello che ricaveremo, eh? No? Mi pare che non c'è mai, e per di più, guarda, tu sei sempre dai guai me. Ma accidenti, sembra che facciate tutto per niente, invece finora chi ci ha guadagnato meno di tutti? Eccolo qua, poverino, sono proprio io. A proposito, ridammi le 1200 lire. Cosa? Sì, un signore della varietà, non crederei certo che io ti regalo 200 svanziche, no? E va bene, però te ne darò soltanto 160, il 20% aspetta me, l'hai detto te. All'anima della stazzina, eh? E non credere che lo faccia per interesse. Io inseguo un sogno d'arte. Sì, con i miei quattrini. Prima di tutto sono anche miei, perché tu senza di me saresti fritto. E poi mi è venuta una grande idea. Visto che il Seiani ha rotto con la Titi prima, voglio rilevare io la compagnia e mettere su la tua operetta. Pensa che bello. Io diventerò celebre. E anche tu diventerai celebre. E io? Ma tu cosa ne pensi, Beethoven, della canzonetta? Ma io penso che... Io penso a mia moglie. Ma mia moglie non è mica stupida, che cosa credete? Ma cosa c'entra tua moglie? C'entra e come? Perché hai dei sospetti? È già due giorni che telefono alla scuola di canto e non mi ci trova. E perché? Perché sono qui a fare il fidanzato suo. E tu, dille come stanno le cose. Bravo, tu non conosci mia moglie, è gelosa come una tigre. Guarda, se le dicessi che mi spaccio per suo fidanzato e la sbaciucchio tutto il santo giorno, succederebbe un cataclisma. Quanto la fai lunga con tua moglie? Io allora cosa dovrei dire del mio Carletto? È geloso, sai, Carletto. Se venisse a sapere che sono qui, vi assicuro che non la passereste liscia nessuno dei due. No, io non faccio niente di male. Io sono tuo padre. Davvero, paparino caro? Oh, scusino tanto. Cercavo del suo signor fratello. Ah. Volevi lo zietto e di là? Volevo per dirlo che è arrivato l'ingegner Carletto Santi. Ah! Ho detto che è arrivato l'ingegner Carletto Santi.
Lui! Carletto! Carletto? Ci strozza! Dai, ferma! Ci strozza! Cosa ti chiede? È lui, il tuo Carletto? Carletto ci strozza! E ma chi strozza? Chi strozza? Mentre tutti i tuoi! Ma allora cosa aspettiamo per andarcene? Oh, mio! Un momento, aspettate!